C'è un cuore appenninico e insulare nel settore gardesano del Trentino, dove i sentieri si perdono in un'atmosfera di pace, baciata dal sole e dalle brezze del lago. C'è un cuore medievale che ci riporta il sapore della festa e alla riscoperta degli antichi borghi. Benvenuti nel Tennese. Un saluto amici del Tennese, terra ricca di storia, di cultura, ma anche una meta privilegiata per quella che noi oggi chiamiamo la vacanza attiva. Quindi iniziamo dal lago di Tenno, che è caratterizzato in modo particolare questa estate da una grande, grandissima affluenza di pubblico. Valentina Bellotti è assessora qui al turismo e registriamo proprio questo successo, assessora. Sì, senz'altro. È negli ultimi 2-3 anni che registriamo veramente un costante aumento delle persone, ma quest'anno direi che soprattutto con le temperature degli ultimi giorni il nostro lago è veramente preso d'assalto da chi cerca un po' di frescura e di refrigerio. Il lago di Tenno, un punto di arrivo, di partenza anche per tante escursioni. Sì, senz'altro. Diciamo, il lago è un po' il fulcro attorno a cui si sviluppano percorsi sia per la mountain bike ma anche a piedi. Ne abbiamo un po' per tutti i gusti, dalle passeggiate per le famiglie, quelle un po' pochino più semplici, anche veri e propri trekking che salgono anche di quota e poi raggiungono sia i rifugi che le cime qua nei dintorni. Qui siamo a Canale di Tenno, ma sono altri i borghi che meritano la nostra attenzione. Senz'altro, Canale diciamo è il gioiello, un po' quello che contraddistingue, che forse è il più noto del Tennese, ma abbiamo tante altre frazioni che meritano una visita e oggi appunto avremo l'occasione magari per farvi scoprire qualcosa di nuovo e di poco conosciuto. E allora amici, seguiteci per scoprire assieme a noi nuovi borghi e nuovi itinerari. Il primo itinerario che proponiamo parte dal borgo di Frapporta e ci conduce verso il promontorio del Grom. Una storia fantastica grazie a questa iniziativa dell'Ecomuseo della Judicaria con me c'è l'amico Diego Salizzoni che ha inventato questa storia che affonda anche, no, diciamo, nelle cronache di questo borgo. Sì, io in particolare non ho inventato propriamente nulla perché poi il progetto è un progetto molto più ampio, come piace a noi con l'Ecomuseo della Judicaria, un progetto che ha coinvolto le scuole, uno scrittore di fama nazionale Stefano Bordiglioni e l'illustratore poi del libro Paolo Daltan. Sono dei sentieri adatti a tutti, adatti ai bambini, alle famiglie e in particolare uno è proprio qui ambientato nel comune di Tenno. Ecco, un percorso semplice, come si diceva, che ha anche questo elemento da favola. Un incontro tra favola e realtà anche. Sì, questa è stata un po' una tecnica dello scrittore che ha raccolto queste ricerche dei bambini, di elementi, informazioni del territorio e li ha collegati a una favola conosciuta da tutti. Allora a Tenno cosa succede? Succede che Pollicino, che scappa dall'orco, viene scambiato da una signora del borgo di Frapporta per il capitan Piccinino, il capitano di Ventura, appunto qui del castello di Tenno, e quindi c'è tutto questo fraintendimento fra Capitan Piccinino e Pollicino. Vi invito a leggere la storia, ma in particolare vi invito a venire veramente qui sul territorio a fare questo sentiero e a trascorrere un momento veramente piacevole. Nella sua scuola di scultura del legno qui di Pranzo incontriamo lo scultore Giovanni Cesare Guella
che ha ideato assieme ai suoi allievi un percorso che ridà, ecco, a questo borgo il suo spirito originario, cioè quello di essere un borgo artigianale. Sì. Dalla scuola nasce un'idea, ecco, culturale. Sì, proprio per il motivo che questa scuola esiste da 11 anni e per la, così, la paura che non rimanga niente in zona, ho pensato che già dal primo anno realizzare un percorso in paese. Questo è stato fatto grazie a tutti quelli che hanno collaborato, gli allievi, l'amministrazione comunale, Cassa Rurale che tutti gli anni contribuisce e il nostro comitato valorizzazione che è quello che è al capo di tutta l'attività. Un percorso che è contrassegnato da queste opere che ricordano i lavori di una volta. Sì, il paese di Pranzo aveva molti artigiani, quindi sono stati rappresentati il calzolaio, il mugnaio, il fabbro, e avevamo anche un notaio che è stata fatta una pergamena e dopo la carta di regola che non ha niente a che vedere con l'artigianato, però era dovuta perché Pranzo già nel 1300 aveva una carta di regola sua con le regole scritte, non verbali. Quali sono i vari tipi di legno che utilizza? Principalmente noi partiamo col cirmolo come primo anno perché gli allievi appena arrivati è facile da lavorare e realizzare. Poi andiamo col cedro perché il cedro è reperibile in grosse pezzature e anche a un prezzo abbastanza buono. E dopo ognuno si sbizzarrisce come vuole. Normalmente le piante da frutto sono le migliori. Ciliegio, pero, melo, noce, quelle sono al primo posto. Siamo a Canale di Tenno, uno dei 10 borghi d'Italia più belli e bisogna dire che questo progetto di rinascita, di riscoperta di questo borgo si deve ad una iniziativa artistica. La Casa degli Artisti è il fulcro di questa riscoperta. Giuliano Marocchi è il vice sindaco qui a Tenno, quindi una volta tanto è la cultura, è l'arte che rappresenta un volano, se possiamo dire così, anche per l'economia. Sì, è giusto e corretto quello che dici Walter, intanto un saluto, un benvenuti a tutti in quel di Tenno. È corretto, proprio sabato scorso, 29 luglio, noi abbiamo festeggiato il 50° compleanno di Casa Artisti. Casa Artisti nasce con un'iniziativa di alcuni amici dell'arte e appassionati d'arte e di cultura, soprattutto di Riva e di Arco e di Tenno, che assieme a Giacomo Vittone, allora importante artista che operava in quel di Riva del Garda, hanno pensato di creare questa struttura per ospitare, per creare arte e cultura e ospitare gli artisti qua a Canale di Tenno. Potremmo dire che in questo modo è nata una necessità, quella di riscoprire Canale e di rilanciarlo nella sua forma di socialità, nella sua forma artistica e anche turistica. Sì, da questo progetto negli anni si sono agganciate molte altre iniziative. La crescita del nostro territorio è passata sicuramente attraverso questo percorso di Casa Artisti. Negli anni la crescita e lo sviluppo è stato non solo artistico-culturale, ma direi complessivo. Oggi abbiamo un turismo che è anche un turismo culturale, un turismo artistico. La gente viene a visitare il nostro territorio anche per Casa Artisti. È stato un volano assolutamente determinante per la crescita e lo sviluppo complessivo del nostro comune.
50 anni di impegno artistico e civile qui a Casa Artisti, un impegno che viene ricordato in questa collettiva che ripercorre le mostre di mezzo secolo. Franco Pivetti è il direttore artistico di questa casa e qui ci sono tanti ricordi, ma devo dire anche veramente tante, tante opere di pregio. Sì, beh, le mostre, in effetti per questo cinquantennio abbiamo impegnato tutta la casa. Sono quattro mostre. Una ripercorre il soggiorno di accademie d'arte, istituti d'arte, che poi fra l'altro hanno lasciato anche alla Casa degli Artisti un patrimonio, molti pezzi originali fatti proprio qui alla casa. Un'altra ripercorre i convegni, i corsi estivi, ripercorre i vari incontri culturali che sono stati fatti alla casa. Nelle sale dei volti sotto abbiamo messo una mostra di manifesti, i più belli e i più importanti di questi 50 anni, e nel salone, quella che state appunto vedendo adesso, è una mostra che prende in esame sia le grandi mostre personali di artisti che hanno fatto mostre qua e le mostre di gruppo oppure mostre su tema. Quindi fra i grandi personaggi ci sono opere del Dürer, Rembrandt e poi una mostra che ricorda la grande mostra sulla carta che arrivava dal miniato medievale alla carta telefonica. Anche in quel caso abbiamo occupato tutta la casa e con un miniato appunto medievale del Settecento, molto bello. Poi i contemporanei, Dalí, Picasso, Miró, De Chirico, e poi c'è una bellissima litografia di vari artisti, quindi penso che sia una mostra tutta da vedere che va fino al 10 di settembre. Nel periodo di Rustico rimane aperta anche fino alle 10 di sera. Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Che cosa ci rende orgogliosi? La soddisfazione dei nostri clienti da più di 70 anni. Fabbrica reti e materassi Meneghelli, a Mori, Largo Villa Nuova 32, meneghellimaterassi.it. Il Trentino è amico della famiglia. Tutte le informazioni e le opportunità le trovate sul sito www.trentinofamiglia.it. Vi aspettiamo in Trentino. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909. Nuovo Kia Sportage, tutto è straordinario. E riesce a trovare posti che non conosce nessun altro. Nuovo Kia Sportage, nato per stupire. Gruppo Alpin, concessionario ufficiale Kia, a Ravina, www.gruppoalpin.it. Il mondo cambia, l'informazione anche. Entra nella notizia con il Dolomiti.it, il tuo nuovo giornale online. Cronaca, inchieste, approfondimenti in tempo reale. Sempre aggiornato e tutto con un semplice click. www.ildolomiti.it. Per la tua pubblicità. Thank you.
Presentiamo ora due luoghi molto particolari. Iniziamo da un luogo artistico, Casa Longinotti. Sono con Giancarla Tognoni, che è l'assessora qui a Tenno alla cultura, e quando si parla di cultura si parla un po' di tutto qui nel Tennese. Casa Longinotti, un artista padovano che diventa, diciamo così, famoso anche per la sua residenza, per la sua casa qui a Tenno. Sì, lui sceglie casa propria, diciamo, una casa degli affetti, una dimora elettiva proprio qui a Canale, e è uno dei personaggi che contribuiscono a far diventare Canale quello che poi viene chiamato il borgo degli artisti. Sceglie Canale negli anni 70, proprio nel 1970 lui fa la prima visita qui a Canale perché viene invitato al premio Segantini e si innamora di questo luogo, si innamora delle case che non sono ancora ristrutturate, si innamora del paese così come si trovava ad essere. E infatti siamo di fronte a un, diciamo così, lavoro di restauro conservativo, di recupero edilizio che rispetta, ecco, ciò che c'era all'origine. Lui rispetta perfettamente la casa che lui trova e di cui si innamora, la ristruttura rispettando veramente tutti gli equilibri che erano propri dell'architettura della casa, a partire dal pavimento in pendenza che lui scherzosamente dice aver mantenuto litigando forse nattamente col suo architetto, che lo voleva rendere piano come si usava all'epoca nei restauri che erano un po' più impattanti. Quindi affronta e sceglie questa casa e decide di adattarla, ma rispettandola profondamente, e quindi è forse la casa meglio conservata che adesso abbiamo in paese. E noi abbiamo avuto la fortuna di poterla visitare. Pochi metri più in là entriamo nel centro Aldo Gorfer, che, per chi non lo sapesse, è stato un giornalista di territorio, potremmo dire oggi, che ha descritto il Trentino che passa, ecco, dalla civiltà contadina, diciamo, a quella urbana e industriale. Questo luogo oggi viene occupato dalla mostra dedicata a Casa Artisti, ma diventa una destinazione culturale, un centro di ricerca, un luogo che accoglie coloro che si preoccupano oggi del territorio e della comunità. Sì, certo, il desiderio di trasformare questo spazio che è stato dato all'amministrazione comunale dalla provincia autonoma di Trento, che ne era precedentemente proprietaria, avendolo acquisito da privati, era quello di creare un centro dedicato a una cultura dell'ambiente, una cultura quindi che si preoccupa di conservare e far conoscere il territorio a chi lo visita e anche a chi vi risiede. Quindi Aldo Gorfer era la persona giusta, perché lui prima di tutti 50 anni fa già ci spiegava l'importanza di conservare ed amare i paesi nello stato in cui si trovavano. Arriviamo a Calvola, che con Pastoedo, Sant'Antonio e Canale compone le quattro ville del monte, e qui scopriamo una esperienza agrituristica davvero interessante. Quella che vedete è la dispensa di un agriturismo molto particolare, che prende il nome dal piccolo borgo, dalla località dove è collocato, Calvola, una delle quattro ville del monte. Sono con Amedeo De Pentori, che con la famiglia, il fratello Matteo, lo zio Bruno, la mamma Lucia, parenti e collaboratori vari, porta avanti questa esperienza che si caratterizza proprio per questo stretto legame tra la terra, la campagna e la cucina. Allora, Amedeo, vediamo quali sono innanzitutto i vostri prodotti. Allora, l'azienda è un'azienda mista, dove produciamo dall'olio extravergine d'oliva biologico al vino biologico. Abbiamo alcune serre con ortaggi e lamponi, e poi abbiamo il nostro orto qui dietro, dove produciamo le nostre verdure da servire in tavola. A tutto questo si aggiunge anche alcuni capi di bestiame
e quindi anche lo sfalcio di prati in tutto il territorio del Tennese. Noi siamo in questo momento a tavola e assaporiamo proprio questa quella che diventa una vera e propria esperienza campagnola, potremmo dire così. Nella filosofia produttiva c'è questa scelta anche ambientale. Certo, tutta l'azienda è certificata biologica e tutti i prodotti vengono inseriti in tavola del nostro agriturismo. Per una curiosità, anche perché ci preme comunicare delle buone pratiche, e allora ricorderei questo, cioè la sinergia che avete con i grandi alberghi del Garda, che in qualche modo amano, ecco, portare da voi i loro clienti per vivere una esperienza rurale. Certo, diversi hotel e alberghi della zona qui di Riva del Garda mandano i loro clienti ad assaporare i nostri prodotti sulle nostre tavole. L'agritour è anche una destinazione, si raggiunge a piedi per esempio dalla Busa di Riva, e nello stesso tempo può offrire accoglienza. Sì, l'agritour è raggiungibile in qualunque modo, o in macchina o per i più sportivi anche a piedi, e abbiamo anche la disponibilità di stanze e di un bellissimo mini appartamento, tutto vista al lago di Garda. E siamo arrivati nella cucina dove Matteo è il protagonista. Abbiamo sottolineato una cosa, cioè lo stretto legame di questo agriturismo con la campagna. Quali sono i protagonisti, ecco, di questo legame? Cominciamo con le verdure, i nostri orti, l'allevamento con quindi le nostre carni, i prodotti trasformati tipo vino e olio, sempre delle nostre campagne. E poi arriva tutto in azienda e trasformiamo. Fiducia dunque nella terra, no? Mi sembra che questa sia la vostra filosofia. Certo, sì. Che ritroviamo in questa rassegna di piatti. Iniziamo dai primi, Matteo. Sì, oggi vi ho preparato dei gigli al grano saraceno col guanciale di maiale. Poi vi ho fatto dei gnocchetti di ricotta nostrana e erbette dell'orto. E il terzo è, diciamo, il nostro piatto forte, le tagliatelle all'uovo col sugo delle molche. Vorrei ricordarvi, amici, che la forza dell'agriturismo è proprio quella di sedersi a tavola e assaporare ciò che viene dalla campagna, dall'allevamento, dall'orto. Ed è una storia che prosegue anche nei vostri secondi piatti. Anche i secondi vengono dai nostri allevamenti principalmente. Abbiamo qualche capo di manzo, qualche capo di maiale, e cerchiamo di consumarli tutti per i nostri ospiti. Proponiamo in particolare la carne salada, che è una ricetta tipica della nostra zona, fatta con la carne di manzo, e poi la polenta e coniglio. E come la carne di maiale utilizziamo per fare gli insaccati soprattutto. E qui a Canale di Tenno incontriamo anche l'amico Erino Marocchi, che è l'animatore di Rustico Medioevo. E quindi, prima di salutarci, ricordiamo questo importante appuntamento, no Erino? Certo, siamo arrivati alla 31ª edizione di Rustico, manifestazione che si svolge dal 12 al 20 agosto, e filone medievale, una delle prime in Trentino è stata. E qui proponiamo dei piatti tipici con la polenta pevrata, nelle serate ci sono spettacoli medievali, con musica antiche, spettacoli circensi, e la serata delle torte, una serata molto particolare per le signore delle ville del monte, dove
vengono premiate le torte su antica ricetta sia per la sua bellezza che per la qualità, per la bontà. E che dire, Erino, la cornice non poteva che essere quella di Canale. Certo, Canale è uno dei borghi più belli d'Italia, quindi dimostrazione che è un posto invidiabile da visitare e quindi vi aspettiamo tutti a Canale. Un grazie a tutti gli amici del Tennese, anche Girovagando in Trentino va in vacanza e noi ci rivediamo a settembre. Arrivederci!